Vabbè ragazzi, allora quando si sbaglia bisogna avere il coraggio di fare marcia indietro, mettersi di fronte all'errore, okay, fare ammenda e noi con il ministro degli interni abbiamo sbagliato tutto con il ministro degli interni. Noi dobbiamo assolutamente rivalutare la figura del nostro ministro degli interni. Finalmente abbiamo un politico in Italia che ci dimostra con i fatti, alla luce del sole, che si possono guadagnare svariate migliaia di euro al mese con la politica, non facendo assolutamente un cazzo. Ci dimostra così pubblicamente che si possono avere privilegi, che si possono far star zitte le persone che non la pensano come te, utilizzando per esempio le forze di polizia, no? Puoi fare peculato, puoi smignottare, puoi ubriacarti, e il tutto senza alcun ritegno, infischiandotene assolutamente di un'Italia che sta andando a farsi fottere, approvando insieme ai tuoi colleghi di tutto il circo un bel 38 giorni di ferie, ok? Senza che tu ti sia mai fatto vedere una volta al ministero. Quindi voglio dire, magari fossero tutti come lui, no? Magari avessero il coraggio di farlo pubblicamente. Di fronte a tanta sincerità, di fronte a questo stato d'animo, questa trasparenza, questo senso di appartenenza al popolo, di fronte a tanta sovranità personale, che senso ha parlare del fatto che per esempio in Europa non va? Alla fine, voglio dire, chi se ne frega se lui è il maggior responsabile della nostra disfatta in Europa, visto che ci ha fatto perdere quel poco di potere che avevamo? Cioè, che importanza volete che abbia a questo punto se ha fallito sulla costruzione del suo tanto milantato fronte sovranista, che non è riuscito neppure a fare un accordo con i popolari? Chi se ne frega, voglio dire, no? Non lo può interessare se ha perso per strada l'appoggio di Orban, per esempio, oppure la Polonia, l'appoggio dei polacchi, oppure anche quello degli spagnoli, di Vox, no? E chi se ne frega se andando proprio contro il suo stesso governo, la decisione del suo stesso governo, vota contro la lei, facendoci perdere l'unica possibilità che avevamo di avere un commissario di peso che in qualche modo ci rappresentasse. Che importanza ha di fronte a un uomo del popolo? Accise, flat tax completamente inutile, quota 100 che non è riuscita perché al massimo può andare a favore di un numero valido per dei soci di un circolo delle bocce. E poi voglio dire anche la manovra che l'anno scorso è costata 11 miliardi, che importanza vuoi che abbia se oggi per colpa di quella ne dobbiamo pagare 30? Ne avremo 30 da pagare nel 2019. E l'immigrazione? L'immigrazione, voglio dire, sopravvalutato, no? Cioè, anche se, voglio dire, per tutti quei problemi non è riuscito a trovare uno straccio di accordo europeo. Vabbè, che poi ha disertato anche volutamente tutte le riunioni in Europa dove si parlava del problema, o dove si discuteva della cosa. Anzi, voglio dire, ha anche insultato a destra e a manca le persone che lavoravano a quel problema lì. Ma d'altra parte, se sei un uomo del popolo, è più importante che tu vada dalla D'Urso a Canale 5? Vuoi mettere? Cioè. Quindi, perché parlare di queste cose quando possiamo vivere nella quotidiana speranza che alzi ancora l'asticella del degrado?
magari chissà in futuro potremmo vederlo protagonista di un film porno. Già tempo fa si era messo già in mutande per oggi. Quindi, perché, voglio dire, dobbiamo toglierci questo privilegio? Teniamoci questo privilegio.